Cari amici ed amiche di Diritto al Punto, bentornati a questo nuovo focus. Oggi parliamo di un argomento abbastanza particolare. Nel corso di queste ultime vacanze, infatti, ho avuto modo di incontrare cari amici che vivono stabilmente all'estero. E alla mia domanda su cosa ne mancasse più loro del nostro paese, beh, volete sapere cosa hanno risposto? Il bidet. Beh, avete capito bene, si tratta proprio del sanitario da bagno. E allora ho pensato di fare un'indagine per capire per quale ragione il nostro paese, al di là degli usi e costumi, è presente sempre fra i sanitari del bagno anche il bidet. Cioè, ho voluto capire se esistesse una normativa che disponeva l'obbligo per legge della presenza del bidet all'interno dei bagni. In realtà è venuto fuori che una normativa edilizia contiene in effetti un espresso riferimento a questo arredo. Si tratta in particolare del decreto ministeriale 5 luglio del 1975, intitolato Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896, relative ai requisiti igienici principali dei fabbricati. Questo decreto stabilisce le condizioni minime igienico-sanitarie per le abitazioni, tra cui le dotazioni dei bagni. E il decreto specifica che nei bagni delle abitazioni deve essere presente un vaso bidet, insieme ad altri sanitari, come la vasca o la doccia e il lavabo. Questo requisito è generalmente applicato a nuove costruzioni e a ristrutturazioni e viene spesso integrato nei regolamenti edilizi comunali. Quindi chiaramente, nonostante il decreto ministeriale, ci possono essere delle eccezioni, soprattutto in vecchi edifici o in piccoli appartamenti dove lo spazio limitato potrebbe rendere difficile l'installazione anche del bidet. Tuttavia, in molte regioni e città italiane i regolamenti edilizi locali richiedono espressamente l'installazione di un bidet nei bagni residenziali. In sintesi, mentre non esiste una legge nazionale che obblighi formalmente l'installazione del bidet in ogni bagno, la combinazione di normative edilizie, come appunto il decreto ministeriale del 75 e i regolamenti urbanistici, nonché ovviamente le forti tradizioni culturali, fanno sì che il bidet sia praticamente un elemento standard di tutti i bagni italiani. Tolta questa piccola curiosità, seguiteci ovviamente per altri approfondimenti sui nostri canali social e ovviamente se vi fa piacere iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati. Ciao, alla prossima!